Ormai questo punto di Lecce rappresenta il cuore della movida del capoluogo salentino, oltre ad essere una delle zone preferite da parte appunto dei turisti, oltre ad essere il cuore della politica amministrativa provinciale e religiosa del nostro territorio. Ma un tempo questa zona era vissuta dagli ebrei. Ghetto, ma il rione degli ebrei. Pensate, questa zona tra Palazzo dei Celestini e la Basilica di Santa Croce possiamo definirla come la zona commerciale degli ebrei. Qui avveniva il mercato e gli ebrei lo condividevano con altre etnie, quella dei greci, albanesi e dei veneziani. E la vita non fu affatto facile nemmeno nel capoluogo salentino per gli ebrei. La discriminazione nei loro confronti partì già dal 1500, anticipando di gran lunga quella che era la teoria nazista. Pensate che Maria Dengen decise di far mettere loro un segno di riconoscimento sul petto, una coccarda rossa, una per gli uomini, due per le donne, la cosiddetta Iudeca Tinta, che in dialetto leccese veniva indicata come Lusingu.